vuol dire che siamo arrivati alla fine. Si dice che la prima lezione, prima brevis, ultima non datur, cioè la prima si fa breve, l'ultima è come se non si fosse data. In realtà ho imparato tutte e due regole, perché la prima non l'ho fatta breve e l'ultima qualcosina vi lascio. Sarebbe, se avete sotto mano il programma, fondamentalmente è la battaglia. Noi abbiamo visto insieme, ripercorso il programma con voi, un'introduzione, quella sulla chiesa come convocazione, quindi tutto il tema prima dell'aggregazione antropologica, del CAL, eccetera. Poi abbiamo visto la fase legata in transizione da Gesù alla Chiesa, e abbiamo poi fatto il percorso storico. Nel percorso storico abbiamo visto come nasce il trattato, la patristica, un po' la canonistica, accennato il ruolo delle somme teologiche e dei trattati apologetici. Ci siamo concentrati un po' sul Vaticano I e poi abbiamo dato più spazio chiaramente al Vaticano II. All'interno del Vaticano II ci siamo soffermati su quei tre punti che la Evangelii Gaudium rimette al centro: missionalità, ministerialità e sinodalità. Ecco, questo è il percorso fatto fino a qui. Oggi nella quarta area è semplicemente un ridirsi a mo' di cenno, e per fare una ripresa sistematica che chiuda un pochino il ragionamento insieme, cosa significano alcune parole che quando si sentiamo parlare di Chiesa vengono dette. Quindi quella di oggi è un po' riassuntiva, è anche estremamente forse banale, ma serve semplicemente per raccogliere qualcosa. Per quanto riguarda l'esame, io ho già condiviso la volta scorsa, ve lo ricondivido. Siccome l'esame è uno strumento che serve a voi per apprendere, a partire dai criteri dell'apprendimento, i temi su cui faccio tre domande. Uno è di sintesi, per cui domanda specifica. Quali sono i tre criteri, dicevamo già l'altra volta, con cui si fa parte della Chiesa? E risposta, proprio 20 secondi di risposta, nel senso proprio domanda e risposta. Poi c'è una domanda più d'analisi complessiva del discorso, per cui ecco, Gesù è il fondatore della Chiesa o la Chiesa non c'entra niente con Gesù? E lì c'è un minimo di argomentazione. Poi a partire da queste paroline che oggi vediamo insieme, paroline che tecnicamente si chiamano note ecclesie, cioè qualcosa che specifica, qualifica la Chiesa, io vi chiederò di dire accenni su qualcosa di quello che, dei cenni su qualcosa che abbiamo detto oggi, e poi in realtà di contribuire con un vostro pensiero riguardo a quel tema, perché sono temi che in qualche maniera recuperano tutto il percorso, per questo li facciamo oggi. Così uno ha la sintesi, l'analisi e la rielaborazione. In questa maniera l'esame non serve a me, ma serve a voi, nel senso che veramente io sono più in imbarazzo di voi a fare gli esami, perché l'età anagrafica non mi aiuta a sentirmi professore, né effettivamente il voto finale determina chissà qualcosa. Spero che resteremo comunque amici prima e dopo l'esame. Metto avanti le mani. Quello che c'è da dire oggi in realtà lo trovate per grossa parte qua dentro. Io oggi non ho fatto le slide, sono soltanto degli appunti, però qui trovate proprio fatte meglio di come le dico io le cose. Almeno è in sintesi e c'è tutto. Allora, le aree che dobbiamo toccare oggi sono, siamo in teologia sistematica, dogmatica in questo momento, per cui riprendiamo più un approccio teologico, magari sarà più difficile sentirlo vicino alla pastorale e alle dinamiche, però è necessario per fare un po' di pensiero. Toccherò la Chiesa come sacramento, specificandola come comunione, come tradizione vivente e come corpo di Cristo. Poi la Chiesa come realtà storica, ed è quella su cui mi soffermerò di meno, perché l'abbiamo già vista ampiamente nel punto 3, per cui la parola regno è già dice tutto, la parola societas è già ci racconta tanto, e la categoria di popolo. Questa mi ci soffermerò proprio in velocità. Mentre mi soffermerò bene, un po' più ampiamente rispetto alle altre note, sulla Chiesa come una santa, cattolica e apostolica. Soprattutto perché sono le parole che noi in automatismo diciamo tutte le domeniche a messa, e quindi mi piacerebbe che alla fine del percorso
riusciamo a condividerci insieme. Comunque vada, gli ultimi 20 minuti io mi fermo, tanto di oggi riceverete gli appunti, poi c'è qui, e ci confrontiamo su come è andato il corso, perché per me è importante fare verifica, perché essendo la prima volta non ho davvero idea di come sia andato. Io, rivedendo oggi per la prima volta tutto il corso, mi sono detto che l'ho impostato in una maniera che la prossima volta probabilmente non sceglierò, per cui mi serve anche a me per un ritorno con tanta carità cristiana. Allora, chiesa come sacramento. Dopo il percorso svolto, abbiamo capito la categoria di Mysterion, che è quella che determina per il Vaticano II una svolta, perché reintegra la dimensione misterica all'interno della Chiesa. Non dovrebbe essere difficile adesso entrarci dentro queste parole. Sappiamo che la parola sacramento associato a Chiesa ricorre tantissimo all'interno dei testi del Concilio. Io qui ho fatto una citazione, una serie di citazioni, da Lumen Gentium 1, 9, 48, 59, Sacrosanctum Concilio 5, 26, Gaudium et Spes 42, 45, insomma, li troverete nelle dispense, quindi adesso è inutile che li elenco così, anche perché sennò sembra che stiamo giocando a tombola e San Settimio è ancora lontano. Ecco, la categoria di Chiesa come sacramento ha al centro, abbiamo già visto questo, il recupero di una comprensione cristologica e cristocentrica della Chiesa. La Chiesa è in Cristo sacramento e quindi è il segno dell'unione con Dio e dell'unità del genere umano. Sacramento significa rendere visibile qualcosa che è invisibile e la Chiesa rende visibile questa unità con Cristo e con Dio. Chiaramente questa unità ci ricordiamo che ha principio fondativo in quanto sacramento nella Trinità, che è l'origine della sacramentalità delle cose. Questa Trinità determina chiaramente la prima sfumatura di questo sacramento. La Chiesa è una realtà di comunione. Più e più volte troveremo e troverete nei testi che parlano di Chiesa l'espressione o comunio o coinonia. Comunio l'abbiamo già visto anche la volta scorsa parlando della sinodalità nel ruolo della gestione condivisa del munus, del peso, della responsabilità. Però questo concetto, prima ancora che essere un concetto pratico, cioè di dire dividiamoci i compiti e spezziamoci di meno la schiena, ancora con forza la Chiesa nel cuore della Trinità. La Chiesa partecipa della comunione trinitaria attraverso la parola e i sacramenti, e questo è abbastanza lapalissiano. Ed è da questa esigenza, da questa sorgente, che la Chiesa trova l'esigenza di condividere la vita con chi condivide la parola. Lo spezzare il pane, lo spezzare la parola, che mette il singolo in comunione con Dio, determina per il singolo l'esigenza di essere comunione visibile, di stare in relazioni comunionali. Abbiamo visto che c'è un'esigenza anche antropologica che qui trova risposta, e questo vale la pena ricordarcelo, perché la Chiesa è una realtà anche visibile, non solo sacramentale. Nell'Eucaristia questa trova la sua immagine fondante, per cui parlare di Chiesa dopo il Vaticano II significa rileggerla comunque e sempre a partire dal contesto eucaristico, e nella Eucaristia trova anche il suo costante riferimento. L'Eucaristia in tutto e per tutto struttura il bisogno di comunione nella Chiesa. Come poi questo visibilmente si realizza nel dibattito, nel percorso visto attorno al ruolo dei vescovi e dei vescovi con il Vescovo di Roma, ci siamo soffermati a vedere che sono i vescovi che, principio sacramentale, rendono la Chiesa visibile con tutto il suo popolo, ma il vescovo rappresenta tutto il popolo. I vescovi, in comunione tra loro, in maniera eminente, rendono visibile la comunione fra le chiese. Per cui, nel passaggio della comunione tra il singolo e gli altri singoli, c'è bisogno di un punto di riferimento unico, che è il vescovo. Nella comunione tra chiese, questa si rende visibile ai nostri occhi attraverso la comunione tra vescovi. Alle spalle di questa affermazione c'è Lumen Gentium 23.
Questo per noi significa aver recuperato tutta quell'ecclesiologia di comunione che la patristica ci aveva consegnato e allo stesso tempo una comunione che è comunque gerarchica. Io sto recitando parole che avete sentito, non c'è nulla di nuovo stasera. Con la sinodalità, l'altra volta eravamo tornati sul tema della comunione dicendoci che non può essere ridotta a una semplice prassi organizzativa, ma deve essere uno stile con cui si pensa e ci si pensa nella Chiesa, nel vissuto della singola Chiesa locale e nella totalità del corpo. Ecco, comunio diventa per la Chiesa dopo il Vaticano II una scelta irrinunciabile ed è un principio anche di costante riferimento e verifica delle proprie scelte. Giusto per capire meglio questa affermazione così, la scelta di una Chiesa diocesana di adottare un determinato metodo catechistico, giusto per fare un esempio, deve in qualche modo costantemente verificare se quella proposta osteggia una scelta che la Chiesa universale magari ha fatto e capire se c'è una differenza, come integrarla, come relazionarla, perché al centro della tutela della Chiesa ci deve essere sempre la comunione. Ecco, nei singoli casi è più semplice, la mia opinione non deve contrastare con tutta quella della Chiesa, devo capire come mettermi in dinamica e quindi i compromessi, quindi la profezia e quindi tutto quello che può essere utile alla crescita. Ma il porsi oppositivi alla comunione o non ritenere la comunione come bene principe per il singolo è esperienza di contrasto con la Chiesa. Le eresie nascono in questo senso qui, quando io mi fisso a tal punto sulla mia idea che non riesco più a dialogare con le altre e rendo la mia assoluta. Assoluta significa sciolta, sganciata dal contesto comunionale entro cui questa trova forza e significato. Perché siamo tutti, è facile per chiunque pensare di aver ragione nella propria testa, è nel confronto con le altre posizioni che vediamo se quella nostra idea è davvero qualcosa che viene da Dio o piuttosto qualcosa che viene da noi. Capite che la comunio si visibilizza in quella comunione tra chiese. Quella comunione tra chiese dipinge la Chiesa come corpo unico e il corpo è di Cristo. Già la Mystici Corporis del 43 aveva sdoganato l'associazione Chiesa a corpo di Cristo. La Lumen Gentium, con tutto il numero 7, ristruttura ulteriormente questo pensiero e lo ristruttura a partire proprio da quella chiave di comprensione cristologica, Cristo che è la doppia natura divino-umana, così la Chiesa va ricompresa nella sua natura divino-umana e il suo essere corpo dice che questa divino-umanità va letta in un'organicità totale e globale. Non posso prendere il singolo membro o il singolo arto del corpo, ma nel pensare la Chiesa, nel pensarmi nella Chiesa, devo comunque pensare e pensarmi all'interno di un corpo organico, per cui la mia azione influisce su tutto il corpo. E qui c'è tutto San Paolo dietro come pensiero. L'organismo ecclesiale è vivo. Questo è un passaggio non banale. Dice Congar che gli organismi viventi per essere vivi si rinnovano. Se la Chiesa vuole essere organismo vivente, deve essere una Chiesa in perenne stato di riforma. Questo è una dinamica tipica del corpo. Il corpo che è un organismo fa sì che tutti i membri concorrano sotto la direzione del capo al bene del corpo stesso e in un dinamismo di adesione sempre maggiore al Vangelo in ascolto dello Spirito, la Chiesa è chiamata a rinnovarsi costantemente per rimanere un corpo vivo. Nel momento in cui la Chiesa smette di rinnovarsi, qui c'è dietro Unitatis Redemptione Gratiae 6, smette di essere viva. E questa è una provocazione anche del nostro tempo. Il riferimento al corpo di Cristo non dice soltanto il riferimento a una organicità della compagine ecclesiale, dice anche il costante riferimento all'azione che lo Spirito ha. Noi sappiamo che l'ostia consacrata diventa corpo di Cristo a partire dall'azione dello Spirito. Così è per la Chiesa. La Chiesa diventa davvero Chiesa di Cristo nel momento in cui si lascia attraversare dallo Spirito. Questo
è un aspetto che noi non possiamo dimenticare, altrimenti ecco, torniamo a strutturarci, torniamo soltanto a fare programmi, soltanto a metterci dentro degli schemi fissi. Lo spirito è il vero protagonista dei sacramenti. Se la Chiesa va compresa come sacramento, la Chiesa va letta e vissuta entro una dinamica spirituale. Il nostro essere Chiesa dovrebbe essere un essere spirituale, un organismo pienamente umano e pienamente divino, perché attraversato dallo spirito. Corpo significa unire come sacramento realtà visibile e invisibile. Il visibile della Chiesa è la struttura societaria organizzata, l'invisibile è il fatto che appartenga a Cristo. Per cui nello studiare la Chiesa abbiamo già visto che dobbiamo tenere insieme il piano fenomenico, empirico e anche il piano misterico. C'era una domanda forse che... No, cioè era questo dubbio, però cioè, ti avevi detto, no? Che cioè, l'elemento essenziale è lo spirito, mm-hmm. Però era questo dubbio, ma lo spirito glielo fa lo spirito a passare in mezzo a noi altri? Lo spirito ce la fa, perché lo spirito non agisce senza di noi. Però a volte non si vede tutti. Ma certo, perché a volte il nostro essere ecclesiale o il nostro essere simboli dentro la Chiesa è oppositivo allo spirito. Però anche la nostra opposizione, se crediamo che lo spirito è sopra di noi e che va oltre la nostra umanità, sa utilizzare quella nostra opposizione per far nascere carismi altrove. Carismi per suscitare quello che ritiene opportuno per la Chiesa in quel momento altrove. Nel contesto, per farmi capire, di crisi vocazionale millantata in Italia, e io sottolineo millantata perché in Italia non c'è crisi vocazionale, c'è un calo demografico che chiaramente comporta all'interno una crisi vocazionale, perché siamo sempre di meno i giovani e chiaramente sempre di meno quelli che poi possono far scelte. L'idea potrebbe essere, vedi, non sono più preti e lo spirito non riesce a fare dei rinnovamenti, non si riesce a cambiare. In questo tempo storico qui in Italia, di fronte a un calo di preti, assistiamo a una crescita della formazione dei laici. In questo calo di preti assistiamo a una crescita dell'impegno responsabile e formato all'interno delle comunità di altre figure. Per cui quella che poteva essere l'opposizione dettata dal limite umano, lo spirito sa aggirarla verso il bene. Lo spirito porta sempre la Chiesa verso l'incontro col suo Signore, verso la fedeltà sempre maggiore al suo Signore, al suo sposo. E questo lo fa sia se glielo permettiamo, sia se non glielo permettiamo. Certo, il nostro far da opposizione rallenta. Lo spirito vorrebbe raggiungere subito tutti e fare discepoli. Non lo fa se non attraverso noi. Nel momento in cui la nostra vita dovesse essere di controtestimonianza, comunque sia, lui porta avanti le redini della storia. Questo è un principio pneumatologico che tocca averci chiaro in mente, altrimenti torna una sorta di pelagianesimo nel nostro pensiero per cui ci salviamo da soli. E Papa sottolineava alla Chiesa italiana il grande rischio di essere pelagiani e gnostici, per cui pensarsi solo come iperintellettualisti dall'altra parte o solo capaci di autosalvezza. L'essere continuamente come Chiesa nelle mani dello Spirito forse ci libera anche a noi operatori pastorali più qualificati dall'angoscia di dover risolvere tutte noi da solo le cose. Certo, ci sembra che stia sfuggendoci di mano tutto, eppure sta nascendo una Chiesa diversa. La Chiesa in Occidente sembra da una parte spengersi, vediamo ha una vitalità nuova di Chiesa che va avanti. La prima lezione, o la seconda, io ribadivo che in fondo la Chiesa è uno strumento nelle mani dello Spirito. Paradossalmente potrebbe anche smettere di esistere. La Chiesa e lo Spirito porterebbe avanti comunque la missione che è l'annuncio del Regno di Dio vicino in mezzo agli uomini. Non lo fa perché Dio non contraddice se stesso. Per cui nel momento in cui da Gesù l'autorità passa alla Chiesa, lo Spirito non contraddice se stesso. E quindi nel bene e nel male comunque lo Spirito ci attraversa. Questo penso sia un messaggio anche di tanta speranza, perché altrimenti veramente siamo schiacciati a terra. Ed è proprio questo spirito che ci aiuta a comprendere la Chiesa come tradizione vivente. La Chiesa in fondo basa i suoi principi sull'aver ricevuto un dato di fede
Questo dato di fede è stato comunicato da alcuni uomini ad altri uomini, che lo hanno comunicato ad altri uomini, che lo hanno comunicato ad altri uomini, che lo hanno comunicato ad altri uomini. Così, en passant, c'è un principio di ecclesiologia di un autore che pensa che questo annuncio della fede sia l'ecclesiogenesi, cioè il luogo dove nasce la Chiesa. Io questo aspetto con voi non l'ho trattato, perché ho preferito prendere un'altra impostazione. Eppure sarebbe stato interessante, era uno dei motivi che mi dicevo forse per rivedere il corso. La tradizione vivente significa che la scrittura e tutto quell'insieme di regole, norme e comprensioni di come la scrittura cambia la vita di chi la riceve, cresce. La nostra comprensione della fede oggi è maggiore rispetto a quella che avevano i primi cristiani. La loro esperienza di Dio forse era più forte, ma la rivelazione, grazie allo Spirito, va avanti, l'annuncio prosegue e c'è una progressione, una gradualità in cui ci è dato accesso all'esperienza di fede stessa. Questo avviene come corpo ecclesiale unico, ma avviene anche come singolo. Il bambino non può accogliere la totalità della fede. L'errore forse nostro della catechesi è che chiediamo al bambino di sapere tutto quello che nemmeno gli adulti sanno. C'è una gradualità dell'approccio alla conoscenza di fede. Ecco, ed è lo Spirito che porta avanti questo approfondimento della fede nella Chiesa, essenzialmente per due motivi. La prima è perché l'annuncio non si fermi, e la seconda è perché la Chiesa torni a essere fedele alla sua identità. Per cui l'approfondimento di fede e anche il nostro approfondimento teologico qui non serve per uscire sapendo più paroloni, serve per verificare quanto la nostra adesione a Cristo sia maggiore. La teologia è un servizio alla fede, la teologia non è sostitutiva della fede. Ecco, la tradizione chiaramente si radica in maniera forte ed emblematica all'interno della categoria dell'apostolicità, la trasmissione apostolica, la successione degli apostoli, per cui c'è garanzia per noi che la stessa fede che professiamo noi era quella che professavano i primi discepoli. E la fede, quando dico fede in questo senso, sono carismatico, per cui Cristo morto e risorto. C'è garanzia attraverso questa tradizione vivente perché la successione degli apostoli, che è opera dello Spirito, garantisce che il nostro attuale vescovo sia discepolo, discendente, proveniente dai vescovi che lo hanno preceduto. Sapete che i vescovi hanno la genealogia episcopale, cioè ripercorrendo all'indietro, bene o male, arrivano all'apostolo che l'ha fondato. Ovvio, non siamo sciocchi e pensiamo che questa cosa sia così logica e scandita, cioè Don Gerardo non è discepolo di Pietro o Paolo direttamente, ma è proprio perché lo Spirito passa attraverso il gesto dell'imposizione delle mani, l'autorità apostolica di vescovo in vescovo, che con una catena unica lega il nostro essere Chiesa oggi all'evento originante da cui nasciamo, il nostro essere in Cristo oggi a quell'essere in Cristo. Tornando alla comprensione sacramentale, quando noi celebriamo l'Eucaristia professiamo un dato di fede enorme, diciamo che nel momento in cui c'è quella consacrazione siamo contemporanei all'evento di Cristo. Così è per la Chiesa, noi siamo contemporanei perché inseriti in una tradizione che è viva, viva perché va sempre approfondendosi per permettere alla Chiesa di purificarsi, di arrivare sempre più vicino alla sua identità grazie all'azione dello Spirito, ed è una tradizione, cioè una consegna. Questa consegna, ecco, trova negli apostoli e quindi nei successori degli apostoli, i vescovi, un elemento di garanzia. Tutto questo serve, se vogliamo riprendere un po' la tematica della prima lezione, per rispondere sempre meglio alla sua vocazione. La Chiesa ha la vocazione di stare dentro la chiamata trinitaria che l'ha originata. È un essere usciti, tecnicamente in pneumatologia, nella teologia dello Spirito Santo si parla di processione, quando esce, non so, le nostre processioni au flambeau, un altro tipo di processioni, esce per annunciare e una volta che avrà raccolto tutti, con questo annuncio tornerà. Questa è la vocazione della Chiesa, annunciare che siamo tutti in Cristo, nel Padre e nel Figlio. Questo è un passaggio
anche molto, molto ricco, molto bello di fede, perché ci permette di capire di nuovo il nostro ruolo nella Chiesa. Il nostro ruolo nella Chiesa non è primariamente insegnare una dottrina, il nostro ruolo non è primariamente dare indicazioni morali. Il nostro compito nella Chiesa è dare la vita vera, e la vita vera viene dalla comunione con Cristo. E noi la possiamo dare solo perché il Padre ci ha convocati come Chiesa ad annunciare, e lo Spirito ci mantiene in forza perché lo possiamo fare. Poi dopo c'è tutto il resto, poi c'è la dottrina, perché in fondo una volta che uno ha scoperto l'amore, farà di tutto per tutelare quell'amore vero. Per cui tutti, la morale, il diritto, tutto quello che viene successivamente serve a sostenere e a custodire questo dono prezioso che è l'annuncio dell'amore vero, della vita eterna, della gioia piena. Questa tradizione vivente ci ricorda infine la dimensione escatologica che la Chiesa ha. La Chiesa non è fine a se stessa, non è condannata a chiudersi in questo mondo. La Chiesa è destinata ad arrivare all'incontro finale con lo sposo, come sposa, dice l'Apocalisse, che scende dal cielo adorna di gioielli. Una Chiesa celeste, sempre rimanendo con lo sfondo il testo dell'Apocalisse, dove non c'è all'interno di quella città un tempio. È emblematica questa immagine che utilizza l'Apocalisse nel descrivere la Gerusalemme celeste, specifica che non c'è tempio, perché non c'è più bisogno di una struttura che parli di Dio, perché tutto si è incontrato con Dio. Ecco, questa è la dimensione della tradizione vivente. Dalla sorgente ci andiamo approfondendo per arrivare lì. E quel lì, quell'incontro finale, quando ci saremo, ci renderemo conto che in fondo è da dove siamo partiti. Perché quella Gerusalemme celeste chiaramente non è strutturata con le 12 porte, con gli zaffiri, con le è vivere alla presenza costante di Dio e viverci comunionalmente, non singolarmente. In fondo noi abbiamo messo il paradiso come traguardo personale, sapendo che il paradiso non è un luogo fisico, ma un luogo spirituale. Tutti i luoghi spirituali non possono essere che comunionali, perché lo Spirito non agisce mai indistintamente dal Padre e dal Figlio. Però io direi che quella Gerusalemme senza tempio, che è il fine, Gesù già ci dice che è ora, quando risponde alla Samaritana dicendo che il Padre mio, cioè che è adoratore, spirito di verità, allora, ed è questo. Spirito di verità ed è ora. Ma la Gerusalemme celeste c'è già, il compimento escatologico. Noi manteniamo sempre insieme due dimensioni, il già, cioè quello che si è già compiuto, perché le parole di Giovanni 19 che mette in bocca a Gesù tutto è compiuto non significa solo che ok, ho fatto tutto quello che dovevo fare, benissimo, spunto. No, tutto è compiuto, cioè la salvezza è già qui. Tutto il nostro cammino di approfondimento di fede ci porta ad accogliere la salvezza che c'è già. Se vuoi, il nostro paradigma di cristianesimo è sempre stato visto come la scaletta da scalare. Faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, arriverò verso Dio. Ma dato che in cima alla scala ci siamo resi conto che non c'era Dio, per molti si cadeva e se ne andavano via. L'esperienza cristiana è accoglienza di quel già che si è realizzato, e si è realizzato in Cristo. Cioè, in Cristo è già stato compiuto tutto. La Chiesa in Cristo ha già annunciato tutto il Vangelo che deve annunciare. In Cristo tutti i figli sono stati salvati. Ma poiché Cristo non agisce indipendentemente dalla sua umanità e quindi la nostra, aspetta i nostri tempi e il nostro impegno per collezionare tutti e ricapitolare tutti. Però sì, è già compiuta, questo è chiaro. Noi andiamo verso un già compiuto. Il già non ancora, cioè questa tensione di fondo tipica dei sacramenti resta anche nella Chiesa. La Chiesa è già perfetta, eppure è peccatrice. La Chiesa è già santa, eppure è fallibile. Ed è fallibile soprattutto nella sua realtà storica. Qui cito proprio di passaggio. Abbiamo visto nel parlare di Chiesa come realtà storica il regno. Parola regno significa richiamare tutto il contesto veterotestamentario dell'alleanza, richiamare tutta la scelta elitaria di un popolo per il bene di tutti gli altri popoli. Ecco, questa
è una metafora che ci impegna, perché nella speranza vetero-testamentaria dire regno di Dio significava trovare finalmente un regno giusto, equo, fatto di dignità, di rispetto, di uguaglianza, cioè l'esatto opposto di ciò che gli ebrei sperimentavano. Questa è l'esigenza che nasce per la Chiesa che vuol comprendersi come regno, dato che sa che Chiesa non coincide col regno, sa però che deve far di tutto perché questo regno di Dio si realizzi, si compia, quel già del regno di giustizia, pace, equità, uguaglianza, attraverso l'impegno cristiano si realizzi anche nel mondo, anche nel nostro tempo. Ecco, credo questo sia una delle cose che più spingono la missione sociale della Chiesa. La Chiesa alle spalle non può, cioè la Chiesa non può fare a meno di fare missione sociale. Chi si rinchiude in spiritualismo non sta seguendo il Vangelo, perché non sta seguendo l'incarnazione costante del Verbo. Però l'impegno sociale della Chiesa non può partire dalla filantropia, ma deve partire dal fatto che ha ricevuto il mandato di rendere presente quel regno di Dio che Gesù, entrando nel mondo, dice essere vicino. Essere sacramento. Essere sacramento significa questo, essere un segno per il mondo. La Chiesa non esiste per se stessa, esiste per gli altri. Noi abbiamo visto che la Chiesa esiste anche come società, societas, e abbiamo visto alcuni limiti, alcuni evidenti così malcomprensioni dettate dalla capacità di servire quello specifico tempo storico. Però è importante non dimenticarci che la Chiesa è anche una società. Se la Chiesa non fosse società non potrebbe relazionarsi con la nostra comprensione. Se la Chiesa non fosse società non potrebbe mettersi in dialogo con le altre istituzioni. Se la Chiesa non fosse società sarebbe una torre di Babele distrutta da poco, con tante persone che parlano lingue diverse. È importante anche per la Chiesa, per sapere di professare una singola vera fede, essere anche società. È tutela della nostra fede l'essere societario della Chiesa, è tutela della nostra adesione a Cristo, al vero Cristo, la realtà societaria. Società che però va integrata dopo il Vaticano II, e quindi non va più letta semplicemente come l'organizzazione dei ruoli, all'interno della famosa categoria di sacramento. La categoria di sacramento si celebra, secondo il Vaticano II, dentro un popolo. La Chiesa è storia di popolo per un popolo, è storia di un popolo dentro un popolo. Lumen Gentium mette al centro della sua comprensione, al secondo capitolo, il popolo di Dio. Tutto parte da quella comune radice battesimale e tutto parte dalla comune radice del sacerdozio comune. Entro i confini del popolo di Dio, la Chiesa conosce il suo Signore e lo serve nei fratelli. E lì abbiamo già visto nella ministerialità quale comprensione sia da darsi delle tematiche di popolo. Ecco, popolo significa anche essere segno in mezzo alle nazioni, recuperando così il Concilio anche di Trento e la Pastor Eternus, e ci mette nell'idea che dobbiamo impegnarci a essere fedeli allo Spirito, perché la riunificazione in un solo popolo avvenga. Sempre perché la Chiesa è un sacramento universale di salvezza, sempre perché la Chiesa ha questa vocazione escatologica e già compiuta, eccetera, eccetera, eccetera. Stasera vi sto facendo una carrellata che spero non vi massacri troppo, però esatto, è importante anche avere questa visione olistica, cioè i corsi in teologia non possono soffermarsi solo su una settorializzazione della comprensione, perché la rivelazione di Cristo è globale, quindi anche la nostra comprensione pian piano deve approcciare una globalità di pensiero. Capisco che alle 9 non è così facile, però siamo in diversi a condividere la fatica di parlare queste cose alle 9. A questo punto tocco le quattro note ecclesie a cui tengo di più.
non perché le altre non mi fossero simpatiche, ma perché sono quelle che tutte le domeniche pronunciamo nel credo. Chiesa una, Chiesa santa, Chiesa cattolica e Chiesa apostolica. L'unità è una qualità costitutiva del soggetto Chiesa. E questo sembra un paradosso. Ma poiché tutta la Chiesa è paradosso perché è divino umana, l'unità è qualcosa che mette in interazione e connette intimamente il famoso piano misterico e quello empirico. Il piano misterico perché, come più volte già abbiamo visto insieme, la Chiesa è una in quanto viene dall'unico Dio, in quanto appartiene al Dio unico. E questo per noi deve essere un dato di fede. La Chiesa è una. E questo sul piano misterico, cioè sacramentale, capire quello che celebriamo, quello che professiamo. Noi quando diciamo Chiesa una, diciamo che la Chiesa è una perché viene dall'unico Dio, perché è proprietà sua. E questo rinvio all'unità di Dio, capite, segna l'impegno di costruire quella coinonia, quella comunione che abbiamo detto poco fa. Perché la Chiesa deve tradurre empiricamente ciò che è sacramentalmente. Chiesa diventa ciò che sei, mutuando un'espressione di Giovanni Paolo II. Unica è la sorgente della Chiesa, unica è la dinamica relazionale, unica è la tradizio che la sostiene, unico è lo spirito che è garante della sua stessa unicità. È lo spirito che ancora una volta ci porta verso l'unità. Tant'è che lo spirito che non ci porta verso l'unità si chiama diavolo divisore. Ecco, detto questo, ci rendiamo conto che l'unità della Chiesa non esiste nel piano empirico, perché la Chiesa è divisa tra confessioni, all'interno delle stesse confessioni, quando dico confessioni intendo ortodossa, protestante, eccetera. All'interno delle stesse confessioni la Chiesa è costantemente divisa, i campanili in questo non ci aiutano per niente a fare comunione, perché siamo difensori dell'ombra del nostro campanile, ma bisogna ricordarsi di fronte a questa evidenza che la storia ci consegna, perché non possiamo far finta di niente, non, la Chiesa è unica, cioè questo è un purismo angelicato di quelli che distruggono l'impegno cristiano. La Chiesa è anche divisa, e allora lì bisogna ricordarci che questa unità non è proprietà specifica di nessuno. L'essere della Chiesa una non è solo della Chiesa latina, e latina significa cattolica romana. L'unicità della Chiesa è una categoria che appartiene alla Chiesa di Cristo, quella sposa che ha già incontrato il suo Signore e che, pur mantenendo all'interno della Chiesa cattolica, questo dobbiamo ricordarcelo perché i testi magistrali su questo sono molto chiari, pur mantenendo nella Chiesa cattolica una pienezza particolare, in ciascuna delle altre confessioni determina un essere, dice sempre il Vaticano II, una quasi espressione di Chiesa. Capite che non poteva sbilanciarsi troppo oltre all'epoca, ma poi documenti successivi affermano costantemente questo: la categoria di unicità appartiene anche alla Chiesa protestante, anche alla Chiesa ortodossa. Perché? Perché tutti, sotto l'azione dello Spirito, tendono all'unificazione. Professore. Due anni fa, sì, al giubileo del rinnovamento carismatico a Roma, il Papa ha ricordato che lo sposo tornerà, è una sposa, ricordatevi, lo so Dio, non è poligamo. Esatto, la sposa, esatto. La sposa è unica, la sposa è unica. Qual è la chiave per il nostro tempo? È tradurre bene una barra unica non come uniformità, ma come unità nella diversità. Il problema dell'ecumenismo dopo un secolo è che in fondo il concetto di unicità non ce l'abbiamo condiviso. Quindi già questo è un problema, perché in fondo c'è il tanto umano desiderio di portare dalla propria parte tutti gli altri. E questo è un rischio che noi cattolici corriamo in maniera anche più forte, se vuoi, rispetto ad altre confessioni, perché
per il nostro impegno cattolico, universale. Sentiamo che tutti devono finire dentro il nostro vaso. Ma il nostro confluire dentro quest'unico vaso significa pure che ognuno ci confluirà anche in parte mantenendo delle specificità. Noi già ne facciamo esperienza a livello di Chiesa Cattolica Latina, perché nel nostro, diciamo, recinto ci sono già diversi tipologie di riti che prevedono i greci cattolici, ad esempio. Ci sono coloro che si sono convertiti dal mondo anglicano, abbiamo visto una volta, due volte fa, parlando del sacerdozio, per esempio, a uomini sposati. Non dobbiamo confondere unità con uniformità. Sempre per rimanere sulla Torre di Babele, quel brano rischia di essere interpretato come Dio che punisce gli uomini, distrugge la torre e li fa parlare in lingue così che non si capiscano tra di loro. In realtà, dietro quel brano c'è un chiaro disegno di Dio. È l'umanità che fa peccato contro Dio nel tentativo di trovare una lingua comune, perché il motivo della Torre di Babele e di tutta quella pagina biblica di Genesi è trovare un'unica lingua per comprendersi, dove il comprendersi non ha la finalità di una reale comunione, ha il rischio grosso dell'uniformità, dell'omologazione. Il dono che Dio fa agli uomini di Babele, chiaramente stando alla metafora del testo biblico della Genesi, è che lui non vuole un'uniformità, lui vuole la diversità, perché è nella diversità dei carismi che si manifesta l'unico e medesimo spirito. Il nostro rischio è di creare persone uniformi, il nostro rischio è di pensare cristiani uniformi. Certo, il cristiano che non è a favore della comunione, che è divisore, non viene sicuramente ispirato dallo spirito, ma nemmeno pensare una chiesa fatta di persone identiche viene dallo spirito, perché lo spirito diversifica. Allora voi, se mi permetti, sì, un problema grosso, no? Ma non è che è chi è gli altri, no? Cioè, l'unità, chiaramente noi ci dobbiamo tendere, questo è ovvio, no? Lo spirito tende in quella direzione lì. Uh-huh. Però l'unità si può ottenere solamente nella verità. Non lo dico io, era detto Benedetto XVI. Sì, sì, non è quello che dice anche verità di splendore, quindi Giovanni Paolo II. Non ricordo dove lo dice, però l'ha detto lui. Sì, sì. È rimasto impresso. Nella verità, cioè la verità, sì, che Gesù Cristo ha detto io. No, è Gesù Cristo. È Gesù. Sì, la verità è Gesù Cristo. Se gli altri, cioè solo nella verità, non è stato possibile. Pur rimanendo nella posizione che all'interno della Chiesa, approfondisco, colgo la palla al balzo per approfondire, nella convinzione che all'interno della Chiesa Cattolica c'è una particolare pienezza di conoscenza della verità, così parlano i testi. I stessi testi magisteriali ci dicono che la verità ha dei semi di verità, semina verbi, in tutte le altre confessioni e, ancor meglio, in tutte le culture, in tutte le realtà, perché nessuno dei suoi figli vada disperso. Quindi è una verità, è un cammino verso la verità. Tant'è che la fatica del cammino ecumenico, ad esempio, è che non si riesce a dialogare con alcune parti del mondo protestante perché non hanno un principio veritativo. Io ho visto in Brasile ai pastori protestanti di 7, 8, 9 tipologie diverse contemporaneamente, perché non essendoci un principio veritativo unico dato dalla gerarchia, e questa è la positività della gerarchia nella Chiesa Cattolica, cioè fare da raccordo ai vari pensieri, lì non sai con chi dialogare. Perché non c'è un approfondimento della fede, c'è un emozionalismo, un emotivismo. C'è poi una Chiesa protestante con cui puoi dialogare. Se non fosse per il cammino di verità che lo Spirito ha fatto nella Chiesa protestante, molto probabilmente oggi noi non saremmo così addentro alla parola di Dio. Se non ci fosse un Spirito che ha puntato tanta verità nella comprensione sacramentale della Chiesa ortodossa, io oggi ancora farei il trattato di ecclesiologia partendo dal Papa. È perché Dio c'ha. Perché Dio c'ha le sue vie. Scusate, ma io faccio il medico. Quando si parla di corpo, l'unghia non può fare l'occhio e l'orecchio non può fare il ginocchio. Il re non può giocare a fare il fegato. Cioè, voglio dire, la Chiesa deve essere diversificata. Se non la Chiesa deve essere diversificata nella verità.
Ma la verità, ancora una volta, non è la struttura con cui tu concepisci la fede, ma è la fede in Cristo che è la verità. Questo nostro tendere non toglie la fatica del dialogo, questa nostra comprensione dell'unità non toglierà mai la fatica del doversi comprendere fra diversi. Ma Adamo ed Eva, nostra coppia originante, erano diversi, tratti dalla stessa carne, ma diversi. Il nostro limite come cattolici romani è una gran fatica ad accogliere la diversità come reale ricchezza. Una fatica di comprendere una chiesa diversificata è evidente, perché la prassi parrocchiale, la prassi pastorale ordinaria vorrebbe un'uniformità. Anche pensa solo alla prassi sacramentale, per noi è normale che si faccia la comunione in quarta elementare o giù di lì. La diversificazione chiede un impegno, perché la pastorale corretta potrebbe essere: prova a far fare la comunione a quella persona, non quel bambino, quella persona, inteso in senso più ampio, quando è arrivata a una esperienza di fede col suo Signore. Questo ti chiede che tu non hai più possibilità di un cammino uniforme. Non sei più societas, sei popolo, e nel popolo c'è tutto, per cui c'è chi fa la cresima da grande e chi la fa da piccolo. C'è chi approccia alla fede in tenera età perché il contesto familiare glielo permette, e chi ci approda in punto di morte. Eppure, come un operaio dell'ultima ora, riceverà lo stesso stipendio del primo. Cioè, l'unità è un processo dinamico, è un processo in costante rielaborazione, in costante fatica, e la nostra invece comprensione di unità a partire dalla verità, proprio perché la verità è una persona e non un'idea, la persona cambia. La verità chiaramente resta, adesso non è che Gesù cambia, non tradisce se stesso, ma c'è una dinamicità, una rivelazione progressiva, come abbiamo visto nella tradizione, e la nostra unità deve inserirsi in quel filone, in quel flusso di spirito. Io dico, ero d'accordo con te, ho approfittato per approfondire, scusate se ho abusato un po' di più della vostra parola, del vostro tempo. Ecco, qual è il patrimonio comune con le altre chiese su cui partire per costruire questa unità nella diversità di adesione? È la scrittura e il battesimo. Scrittura e battesimo devono essere il pilastro del nostro cammino ecumenico. È ovvio, non possiamo puntare tutto sull'Eucaristia, perché l'Eucaristia drammaticamente è il punto di comunione più alta e il punto di divisione più ampia. Qui ci sarebbe tutto un corso da poterci far sopra, ma mi fermo. Sì, non apposta, non mi fermo perché c'è già chi ci pensa. Chiesa Santa. Siamo quasi alla fine, tirate un sospiro di sollievo, che alzate il capo e contemplate la vostra liberazione vicina, dice Luca 21. No, 21, 21. Luca. Verso la fine, insomma, quando... Chiesa Santa è un attributo che non è esterno alla Bibbia. È la prima lettera di Pietro, che dopo aver toccato la Chiesa con le espressioni stirpe eletta, sacerdozio regale, arriva a definirla come nazione santa. Lo citavamo poco fa, siamo nella prima Pietro 2:9. Alle spalle del concetto di questo autore, dell'autore della prima Pietro, c'è l'approccio ebraico-cristiano alla santità. La santità per gli ebrei, per i cristiani dei primi tempi, non consiste in un insieme di regole di perfezione morale, ma l'espressione kadosh, secondo l'ebraico, agios nel greco e santus latino, hanno alle spalle l'idea che la santità sia partecipazione alla santità di Dio. Tu puoi essere santo perché è santo il Dio che ti ha costituito, chiamato e dato la vita. Ecco, di nuovo, se la Chiesa è una perché appartiene all'unico Dio, la Chiesa è santa perché il Dio che la pensa come sua sposa è santo. Lì c'è la fatica di andare verso la comunione con Dio. È nel solito un mistero di un compiuto e un da compiersi. Questa santità, dice la Commissione Congiunta Cattolica Romana ed Evangelica Luterana, consiste essenzialmente nell'appartenenza della Chiesa al Dio uno e trino, il solo Santo, dal quale essa viene e verso il quale essa va. Questa santità bisogna rimettersela di fronte agli occhi,
un sano equilibrio però con l'esperienza empirica, fenomenica, di una Chiesa tanto fallibile, tanto peccatrice. C'è una tentazione. Leggere la Chiesa come peccatrice staccando i membri della Chiesa dalla sua santità. Cioè la Chiesa è peccatrice perché all'interno ci sono uomini che sono peccatori. E dico staccando, e lì è un problema grosso lo staccare, perché si tradisce quella unione a Cristo. Cioè tutta la Chiesa è santa pur nella comunione di peccatori. E anzi, capite, dipingo, tratteggio a tinte forti questo passaggio perché resti incisivo, poi andrebbe un po' asciugato nella sua comprensione. La Chiesa è santa perché è fatta di peccatori, perché solo i peccatori incontrano la salvezza. E la Chiesa è santa, allora, nella misura in cui diventa luogo di comunione fra salvati, luogo di comunione fra peccatori redenti, luogo di santificazione. Santificazione significa portare le persone ad appartenere a Dio. Ecco, la Chiesa è santa non quando è perfetta moralmente, non quando è integerrima nel suo atteggiamento verso le questioni. La Chiesa è santa quando offre salvezza. In questa offerta di salvezza è chiaro che i peccati dei cristiani osteggiano in realizzazione della santità, perché allontanano, danno scandalo, pietra d'inciampo ai piccoli che il Vangelo mette in quel passo, dove i piccoli non si intendono chi è giovane d'età, piccoli si intendono chi non ha ancora una fede superiore sufficiente a guardare oltre il limite personale del singolo membro. Ecco, questa santità secondo me è una sfida che oggi ci è posta davanti, perché se non ci rimettiamo in questa comunione tra peccatori finiremo sempre col dividerci tra bravi e tra buoni e cattivi. Nella Chiesa esiste una comunione di cattivi amati, passatemi l'espressione. Esiste l'incontro salvifico con Cristo del singolo, e l'incontro salvifico del Cristo col singolo lo fa incontrare con tutto il gregge. La pecora smarrita, dopo essere stata ritrovata, non resta sola sulle spalle del suo pastore, torna col gregge. Questo è un passaggio che ci aiuta anche a leggere la lentezza e la fatica delle altre persone ad aderire alla Chiesa, perché magari hanno un desiderio. Cioè la pecora che scappa nella parabola della pecora smarrita non è detto che sia fuggita semplicemente perché seguiva una farfalla, potrebbe aver avuto davvero il desiderio di allontanarsi perché magari in quel gregge non ci stava più bene, e quindi ci vuole il tempo prima che questa rientra, perché quella che non vuole stare più nel gregge fugge parecchio lontano. Santa perché appartiene di nuovo a Dio, e poiché appartiene a Dio si impegna a santificare gli altri. Cattolica, Chiesa cattolica. Cattolica significa universale. Io qui faccio proprio sintesi e la leggo con i due versanti dell'universale. È cattolica in quanto è chiamata a raggiungere tutti gli uomini. È cattolica universale in quanto detiene come Chiesa di Cristo, non come Chiesa cattolica romana, eccetera, come Chiesa di Cristo, la pienezza della rivelazione, la possibilità di essere strumento di salvezza, sacramento di salvezza. Cattolica è una qualità estensiva, qualitativa, e dice in fondo la stessa missione della Chiesa. Questo aggettivo per me è bellissimo, questa nota ecclesia è bellissima perché racconta sia chi è, ma poi ci ricorda cosa dobbiamo fare. Il compito della Chiesa è raggiungere tutti gli uomini. Matteo 28. Andate, battezzate, fate discepoli tutte le creature, dice lì. Qualche animalista sarebbe contento perché ci fa rientrare anche il cane e il gatto tra le creature a cui annuncia il Vangelo. Questo implica uno stile di apertura verso l'altro. La Chiesa in uscita di Papa Francesco va compresa entro questo confine qua, perché nel momento in cui io esco per annunciare il Vangelo mi rendo conto che il Vangelo è già arrivato, e mi rendo conto che davvero la Chiesa c'è già. Lì dove c'è un'accoglienza del Vangelo è perché la Chiesa c'è già stata, anche a volte con le sue contraddizioni.
Io ricordo una delle storie vocazionali di un compagno di seminario, la cui vocazione nasce, poi lui era un giornalista, quindi dalla parte tua, nasce dalle dimissioni di Benedetto XVI. Lui racconta quell'evento come quello in cui si è sentito raggiunto dalla piena umanità di un uomo che gli ha mostrato la divinità di Cristo. Ecco, quell'essere in uscita, che poi Benedetto lì non voleva chiaramente essere in uscita, fa sì che uno si accorge che la Chiesa c'è già, perché alle spalle di questo suo sì c'è sicuramente un contesto di Chiesa con cui lui si era confrontato professionalmente, ad esempio. Questa è una strutturale apertura verso l'altro. Sempre citando Benedetto XVI e poi ripreso da Papa Francesco, visto che da poco è stato a Loreto, quelle tre pareti della casa del sì indica che ne manca una. Ecco, la Chiesa in uscita è quella. E la Chiesa è così perché deve uscire e riportare tutti dentro. Questa è la cattolicità nel senso più bello. Ed è chiaro che nella Chiesa cattolica romana questo sia ancora più facilmente comprensibile, proprio perché nel nostro rito c'è una diversificazione. In altre confessioni, dove alla prima diversità ci si separa, chiaramente è più difficile concepire la cattolicità come valore. Però ancora una volta non ce la teniamo stretta per noi questo aggettivo. Ci è dato perché appartiene alla Chiesa di Cristo, già raggiunta nel suo matrimonio. Infine, Chiesa apostolica. Il grosso, l'ho già detto, è questa connessione costante con l'evento fondativo. Gesù è il fondatore della Chiesa? Non esplicitamente, ma è Gesù il fondatore della Chiesa, perché Matteo 16 conferisce a Pietro e con Pietro a tutti gli apostoli l'autorità di trasmettere la fede, di sciogliere e di legare. Questa consegna, questa tradizione, questa paradosis, in greco questa è l'aggettivo che viene, è la parola che viene utilizzata, nasce dal kerygma, e al kerygma costantemente dobbiamo far riferimento per il nostro criterio di apostolicità. Se ci sleghiamo dalla Chiesa originale, non siamo più Chiesa. Se il problema, ad esempio, del mondo protestante è qui, cioè in quell'interruzione della successione apostolica c'è un grosso trauma, perché la Chiesa si è staccata dalla sua origine. Qui ci spiegava anche la lentezza della Chiesa latina. Perché è così lenta? Perché deve costantemente far verifica se quella nuova idea si inserisce in tutto il discorso di una tradizione che la precede. In una delle prime lezioni, non ricordo se la prima o la seconda, io vi dicevo che in fondo la Chiesa ci precede, proprio perché ci precede ci può donare fede, ma la Chiesa ci succederà. Ecco, noi come operatori pastorali, noi come battezzati, noi come laici, sposi, preti e via dicendo, dobbiamo stare in questa Chiesa sapendo che ci supererà, ma è che anche grazie a noi che qualcuno potrà avere fede. Io con questo chiudo, nella speranza adesso poi ci confrontiamo, che qualcosa di buono vi ho lasciato. Ci avete misericordia di me. Piccola nota personale: l'8 giugno divento prete, questo è abbastanza... La locandina è pazza. Io ho scelto come tra ogni, così, nota veramente personale, in ogni ordinazione così si usa scegliere una frase che ci accompagna. Io ho scelto di mettere Lumen Gentium 2 ad accompagnare la mia ordinazione, quando parla del Padre che in Cristo chiama tutti a essere suoi figli e li raduna nella Chiesa. Per me la frase sarà in Cristo e nella Chiesa. E l'augurio del mio ministero sarà di viverlo veramente sempre radicato in Cristo e sempre immerso nella Chiesa. E così, è un augurio che faccio anche a voi. Amen. E anche dire molti amen. Allora, io vi ho detto tutto quello che dovevo dire. Cioè tutto. Abbastanza delle cose che vi dovevo dire. Provo a ripercorrere un attimo con voi
la finalità e gli obiettivi, così facciamo un attimo di verifica. Allora, finalità è quella che erano le mie intenzioni. La mia finalità era: l'insegnamento si propone di far acquisire i contenuti relativi al mistero della Chiesa nella sua realtà teologica, antropologica e istituzionale, seguendo il percorso biblico, storico, sistematico e pastorale. Questo era quello che io mi prefissavo all'inizio del corso. Obiettivi, cioè quello che io speravo fosse la vostra acquisizione oggi. Alla fine del corso lo studente possiede una conoscenza critica, seppur sommaria, dei principali aspetti del mistero della Chiesa e dell'ecclesiologia, per un'appartenenza ecclesiale più matura e consapevole. Secondo punto, ha acquisito una competenza da poter attivamente esercitare nella missione evangelizzatrice della Chiesa secondo il proprio stato di vita. Ecco, questa è la mia finalità e i miei obiettivi. Come ci siamo messi? Cioè, come ci siamo arrivati? Come è andata? No, veramente, in sincerità, così. Non so se vogliamo. Se spegniamo la diretta, che salutiamo tutti, grazie mille. Buonanotte a tutti.